Siamo qui con Francesco Bettella, nuotatore paralimpico alle ultime Olimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro, due medaglie d'argento. Noi ti avevamo lasciato nel 2012, prima di Londra, con una lunga intervista durante un tuo allenamento. Cos'è cambiato in 4 anni? Sono cambiati, che intanto sono tornato alle Paralimpiadi con qualcosa al collo, e quello è il cambiamento più grosso. Ho cambiato un po' di metodologia di allenamenti e i risultati sono visti. Ho avuto altri 4 anni per maturare più esperienza e a livello internazionale, e per cui tutti questi anni di lavoro sono stati pienamente ripagati a Rio. In mezzo anche una laurea in ingegneria, se non sbaglio. Sì, esatto, a luglio di quest'anno, 2 mesi prima di Rio, mi sono laureato in ingegneria meccanica, la magistrale, quindi ho concluso il mio percorso. E rispetto a 4 anni fa, l'attenzione sulle Paralimpiadi è aumentata notevolmente. E è un aspetto ovviamente positivo, immagino. Sì, per noi è stato a volte un po' disorientante perché non eravamo abituati a tutta questa attenzione, ma fa sicuramente piacere. E per noi è fondamentale, crediamo che la migliore pubblicità che possiamo fare è fare del nostro meglio in gara, ottenendo ottimi risultati, vincendo tantissime medaglie come abbiamo fatto a Rio, e quindi le medaglie danno ancora più visibilità al nostro movimento che sta crescendo sempre di più, e dobbiamo dire un grazie alla RAI che quest'anno ha seguito molto e molto bene anche in maniera professionale le Paralimpiadi. Prossimi obiettivi per il futuro? L'obiettivo più vicino sono i mondiali l'anno prossimo in Messico, a ottobre, e poi anche è in progetto di iniziare a lavorare, visto che mi sono laureato, però insomma adesso mi sto ancora riprendendo dalla trasferta di Rio, per cui ancora qualche mese avrò per pensare bene al mio futuro. In bocca al lupo. Crepi, grazie.